Il campionato italiano Rally Asfalto rilancia la calce al tricolore con il 54esimo Rally del Salento. A 30 giorni esatti dall'apertura nel Rally Elba, il gruppo di specialisti dell'asfalto si ritrova nel profondo sud per una tappa dal peso specifico importante, considerato il primo punteggio a coefficiente 1,5 messo in palio in questa stagione. L'Automobile Club Lecce, organizzatore dell'evento salentino, ha confermato la struttura di successo delle precedenti edizioni e porta i concorrenti a confrontarsi sulle strade classiche tra i muretti a secco per quasi 300 km di percorso, dei quali 94 km cronometrati divisi su 9 prove speciali, con Ugento e la pista salentina a fare da capoluogo del rally. Uno scenario unico, ricco di fascino e storia sportiva senza paragoni, accoglie i 66 equipaggi su vetture moderne in corsa anche per il secondo atto della Coppa Rally di Settima Zona. Un'occasione stimolante per tutti i protagonisti del CIR Asfalto, a partire dai nuovi numeri 1 della lista, Simone Campedelli e Gianfrancesco Rappa. L'equipaggio, supportato da MRF Tires sulla Skoda Fabia Rally 2, ha dominato la prima uscita e si è guadagnato il primato in classifica. Il Cesenate ha l'attenzione su di sé in una gara che non lo vede nell'elenco partenti da 4 stagioni. Tra i primi ad attaccare è attesa la risposta di Marco Signor, che torna dove ha già vinto nel 2014 e 2016, entrambi nel CIVRC. Il trevigiano, secondo all'Elba, ritrova sul sedile di destra della Skoda la storica spalla, Patrick Bernardi. Buone le premesse anche per Andrea Carella, che un anno fa concluse secondo assoluto, e dopo il terzo gradino del podio sull'isola toscana c'è da aspettarsi una conferma per il piacentino, ancora navigato da Luca Guglielmetti su altra Skoda Rally 2. Stessa vettura boema anche per il molisano Giuseppe Testa, apparso più appannato del previsto all'Elba ed ora chiamato ad alzare subito il rendimento in Puglia, dove torna dopo il ritiro dello scorso anno, per la prima volta in coppia con il navigatore Doriano Maini. Occhio però alle World Rally Car e agli assi che riporteranno le vetture in classe regina a sfrecciare tra i muretti stretti. Rientrano in corsa Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, l'equipaggio ultimo vincitore del Rally di Salento, che si ripresenta nel campionato italiano Rally Asfalto, sempre su Citroën DS3VRC. Il bresciano entra in partita con un rally di ritardo, ma sarà tra i principali attori di questo rally e dell'intera stagione. Prospettive simili anche per Corrado Fontana e Nicola Arena sulla Hyundai i20 VRC, in cerca di una scossa dopo la partenza opaca sugli asfalti livornesi, che invece del Salento conservano i ricordi meravigliosi della vittoria del 2019, ma anche amari, come per l'ultimo ritiro meccanico di 12 mesi fa. Nella flotta delle VRC anche la Hyundai gemella di papà Luigi Fontana, sempre più record when entra gli over 55 ed affiancato da Giovanni Agnese. Ma è bello essere qua, insomma l'Elba l'ho guardata sul divano, siamo un po' indietro rispetto agli altri e quindi vediamo di fare una gara dove magari di riprendere il passo. È una gara diversa dalle altre sicuramente, quindi bisogna entrare un po' nello spirito di questo percorso e noi di fatto l'abbiamo fatta solo nel 2019, molto bene tra l'altro che l'abbiamo vinta. E bisogna un po' resettare un po' di tutti i vari parametri e veramente abituarsi a queste strade che sono molto particolari, però hanno un loro fascino sicuramente. Chance allettante anche per tutti gli altri big del CIRA sulle Rally 2, in totale 17 vetture di classe. Come il biellese Corrado Pinzano, che insieme a Marco Zegna, sempre sul Volkswagen Polo, si è avvicinato al podio all'Elba e vorrà alzare il tiro al ritorno in Salento, dopo 2 anni.
sempre molto nutrita la pattuglia di Skoda, tra le quali spiccano gli equipaggi del campionato come il reggiano Ivan Ferrarotti, con il sammarinese Massimo Bizzocchi alla sua quinta apparizione salentina, quindi i ceccanesi Vincenzo Massa e Daniel D'Alessandro in cerca di riscatto dopo il debutto shock all'Elba sulle quattro ruote motrici. Seconda uscita su Hyundai i20 sia per il cuneese Alessandro Gino sul terzo gradino dell'ultimo podio salentino, sempre in tandem con Daniele Michi, che per l'altro ceccanese dell'asfalto Stefano Liburdi, per la prima volta navigato da Valerio Selvaggi. Sfida da seguire anche tra le due ruote motrici in classe Rally 4 con il varesino Riccardo Pedersani al top nella speciale classifica dopo il successo all'Elba, sempre su Renault Clio, insieme a Roberto Mometti, ed il bresciano Gianluca Saresera, che torna tra le fila dell'italiano con una gara di ritardo e ritrova Luca Beltrami a dettare le note sul Peugeot 208. Completa la formazione Alessio Bellan con Silvia Croce su Altera 208, alla prima esperienza tra i muretti salentini. Il triangolo dell'estremo sud pugliese torna quindi a vibrare per il passaggio del rally, che ritrova l'abbraccio del pubblico locale già nella breve prova spettacolo d'apertura pista salentina. Appena 2 chilometri di tracciato nel cartodromo che, oltre a fare un po' di show, iniziano a dare una prima impronta alla classifica e stilano le forze in campo. L'avvio è di Marco Signor, che si porta subito al comando e mette 2 secondi tra la sua Skoda e quella dei rivali, come Campedelli e Testa, seguiti dalla VRC di Pedersoli. Subito in ritardo invece Corrado Pinzano, che parte con un assetto sballato della sua Volkswagen Polo e lascia subito 5 secondi lungo i 2 chilometri della pista salentina. La mattina successiva si riparte presto verso il tris di prove speciali che scandiscono il ritmo di gara: San Gregorio, Ciolo e Specchia. I 3 tratti cronometrati da affrontare su 3 giri, tutti veloci, pieni di tranelli, con un chilometraggio che aumenta leggermente ad ogni prova. Proprio Pinzano si sveglia prima degli altri e mette subito in proprio per recuperare il margine lasciato la sera prima. Prima prova vinta per il biellese, che si riaggancia al gruppo di testa con Fontana incollato a qualche decimo in prova, seguito da Pedersoli, mentre Signor mantiene la testa della classifica con un vantaggio di 1,8 proprio sulla VRC del bresciano. Destra 2 più taglia sporca 50 e destra sinistra 4 meno 30, sinistra 1 no 60 e destra 2 50, destra 2 e ai rovi destra 4 meno 80 e frena muro sinistra 1,90 gradi no, sinistra 1,90 gradi no, 50, sinistra 3 più. Il Salento però non permette errori ed i colpi di scena iniziano a cadere a pioggia con il passare dei chilometri. Tra i primi a scivolare indietro in classifica c'è Alessandro Gino, che con Daniele Michi incappa in un dritto nella prima speciale, dove perde 20 secondi. Per il biellese sembra essere una gara no, come conferma al secondo giro di prove con una doppia toccata che mette fine alla sua corsa nella fase calda. La seconda prova, Ciolo, mette invece a capo la Skoda del pilota di Manfredonia Giuseppe Bergantino con Mirko Di Vincenzo, partito forte nelle prime due speciali e con il favore del pronostico per la CRZ dopo il successo a Casarano. Finisce la sua gara con un capottamento fortunatamente senza conseguenze per l'equipaggio. Sulla stessa prova speciale un po' di sfortuna per Vincenzo Massa, che trova una pietra lungo il percorso ed accusa problemi su entrambi i cerchi al lato destro della Skoda e pensa solo al rientro in assistenza. Al primo passaggio sulla Specchia invece è il turno di Corrado Fontana. Il Lariano si aggiudica la prova Ciolo e si proietta verso il finale del primo giro alle spalle del leader Signor con appena 2 secondi di margine. La prova lunga invece finisce per frenare la sua corsa con una foratura lenta che gli fa perdere 1 minuto e cancella ogni chance di puntare alla vittoria. Davanti a tutti comandano ancora Marco Signor e Patrick Bernardi, che al rientro dopo la prima frazione di gara sembrano avere la convinzione e soprattutto il passo giusto per portarla in fondo. 3 secondi di vantaggio sulla vettura gemella di Campedelli Rappa, quindi 4,7 secondi su Pedersoli Tommasi, che iniziano a riprendere ritmo con Pinzano e Testa, che completano il quintetto principale, tutti raccolti in 9 secondi. Tra i protagonisti del CIRA si fa spazio l'outsider locale Francesco Rizzello, che conquista la prova di casa su Specchia, insieme a Fernando Sorano sulla Skoda e si piazza alle spalle dei big. 50, via, destra 6, subito sinistra 6, 6 e 6, subito sinistra 5 lunga, subito destra 6, subito il muro destra 5 meno chiude, subito sinistra 4, via, 4, per sinistra 5 meno, subito ritarda destra 3, subito sinistra 3, 50, grinta Marco, al muro sinistra 5.
Ma come detto, in Salento non si può mai stare tranquilli, neanche in trasferimento, dato che Luca Pedersoli incappa in una toccata nel rientro in assistenza e distrugge parte dell'anteriore destra. Da lì in poi non ci sarà più la stessa Citroen DS3 VRC di inizio gara, con la convergenza compromessa e problemi al cambio già nel secondo giro di prove. Poi la rottura della pompa dei freni costringe il duo Pedersoli-Tommasi a metter fine alla loro gara a due prove dal termine. Il ritmo al rientro nel secondo giro si alza, e non poco. Parte infatti con il coltello tra i denti Simone Campedelli, che sembra aver capito come prendere gli asfalti salentini, e con un passaggio in più in testa va ad abbassare i migliori tempi della giornata precedente. Su alla San Gregorio, che lo riporta negli specchietti di Signor, con Pinzano incollato ad un decimo in prova. Ma il pilota di Carano San Marco non si fa pregare, e sulla Ciolo risponde con un altro screzio ed allunga di nuovo al comando con 2.9 sulla scoda del compagno di squadra. Con l'uscita di Pedersoli nella parte finale iniziano a delinearsi i duelli per le posizioni che contano. Oramai Corrado Pinzano, a 7 secondi e mezzo dalla vetta, sembra troppo distante per pensare all'impresa e, con il Pede fuori causa, può accontentarsi di gestire la terza posizione. Dietro scala un posto Giuseppe Testa, che nel secondo giro inizia a faticare con l'assetto e nella gestione degli pneumatici. Così il molisano, con Doriano Maini, pensa soprattutto a limitare i danni e a mantenere un quarto posto che, tutto sommato, è un passo avanti rispetto all'Elba. Problemi simili anche per Andrea Carella, che in una gara anonima incappa anche in una toccata a due prove dal termine, dove gioca un jolly e lascia il paraurti posteriore della sua Skoda. Così il piacentino finisce sesto e cede il passo all'idolo locale Francesco Rizzello, che va a prendersi la soddisfazione di un quinto posto che vale anche punti importanti in chiave Coppa Rally di zona. Il settimo posto assoluto invece iniziava a sembrare un miraggio per Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi, anche loro sulla Rally 2 cieca, rallentati addirittura da tre forature in tre prove consecutive nella parte centrale, ma stringono i denti sino al rientro finale nella pista salentina. Soltanto ottavi assoluti, quindi Corrado Fontana e Nicola Reina sulla Hyundai 20 VRC, ancora obbligati a fare i conti con la sfortuna, ma onorano comunque la gara fino in fondo. A completare la top 10 generale i due equipaggi cecanesi del CIRA. Al nono posto Stefano Liburdi con Valerio Silvaggi sulla Hyundai 20 Rally 2, entrato finalmente in sintonia con la nuova coreana. Arriva a punti senza prendersi rischi. Quindi Vincenzo Massa e Daniel D'Alessandro, condizionati dall'inizio della gara, ma anche loro a traguardo con la Skoda. A ridosso dei migliori assoluti si prendono gli applausi due piloti leccesi outsider nel tricolore, vincitori delle due diverse categorie di età per la Coppa Rally di zona. Da un lato il miglior over 55 Maurizio Di Gesù in undicesima posizione, navigato da Martina Iacampo su Skoda Rally 2. Dall'altro la vera rivelazione di questo rally, il miglior under 25 Riccardo Pisacane, che assecondato da Gianmarco Potera su Peugeot 208 si prende anche la vittoria di classe Rally 4. Al vertice, mentre Corrado Pinzano e Marco Zegna volano in controllo verso il loro primo podio nel campionato italiano, va in scena lo scontro tra titani per la vittoria assoluta tra Signor Bernardi e Campedelli Rappa. Le due Skoda gemelle danno spettacolo fino in fondo, senza esclusione di colpi, con il trevigiano che prova a resistere e il cesenate che si gioca il tutto per tutto sulle due ultime San Gregorio e Ciolo. Ma già sulla penultima arriva il sorpasso di Simone Campedelli e Gianfranco Rappa, che rifilano 3 secondi e 2 decimi ai rivali per poi congelare il vantaggio vincendo anche l'ultimo crono. 80 sinistri, muro 5A corta 60, secca 5-D corta 50, stop 7T per Bivio, secca 2A, super 3D, apre 4E, super 1A, ampia 40, Aldiri tieni, super 1D, apre 3. 1-2 micidiale della coppia gommata MRF Tyres, che rientra alla pista salentina con la vittoria bis nel campionato italiano rally asfalto. A Marco Signore e Patrick Bernardi non resta che rendere merito agli avversari più veloci nel finale, ma rimane anche la convinzione dei propri mezzi e una risposta importante che lascia intravedere una lotta a scudetto ancora tutta da decidere. Primo podio, siamo contentissimi, purtroppo abbiamo pagato, come ti ho già detto ampiamente durante la giornata, i 5 secondi che abbiamo preso qui in pista ieri sera, però sai, purtroppo non è che può essere sempre al 100%, quindi ieri abbiamo pagato un po' lì, quest'oggi abbiamo attaccato sin da subito vincendo la San Gregorio 1, poi siamo sempre stati lì con Campedelli e con Signor, attaccatissimi, poi all'inizio dell'ultima prova abbiamo visto i tempi che hanno fatto loro due, Pedersoli aveva pagato, comunque non è partito, abbiamo detto
portiamoci a casa sto terzo posto, quindi non andiamo a rischiare. Però l'importante per noi era capire che possiamo lottare per la vittoria. La prossima gara dovremmo essere più concentrati subito dalla prima prova speciale. Sì, beh, quello sicuramente. Alla fine ce la siamo giocata fino alla fine. Stavolta è andata bene a lui, alla fine un secondo e mezzo niente su 100 km. Il ritmo era molto molto alto, era facile anche fare un errore, però alla fine siamo qua, secondo posto in campionato, va bene così. E ci sono stati dei momenti nella gara in cui abbiamo detto sto giro è veramente difficile, e poi però non ci siamo dati per vinti, e sull'ultima San Gregorio abbiamo detto adesso mai più, se riusciamo proviamo a farla veramente al 120% e vediamo come va. E poi quella è stata la prova che ha cambiato un po' la gara, perché siamo balzati al comando anche se di poco, e a quel punto lì eravamo prima dell'ultima e ho detto ok, devo pensare che sono ancora dietro di 9 decimi, perché di solito Marco era andato sull'ultima più forte, e quindi ho detto devo ancora recuperare, e quindi abbiamo attaccato alla grande anche sull'ultima e siamo stati concentrati. Ringrazio Gianfranco, tutta la squadra, tutti.